E vediamo ora come personalizzare il proprio profilo. Da una qualsiasi pagina del corso clicchiamo sul nostro nome. Quindi nella nostra pagina personale clicchiamo sulla scheda Modifica profilo. Clicchiamo sul pulsante Mostra impostazioni avanzate per visualizzare ulteriori opzioni. Tra le varie opzioni personalizzabili c'è il tipo di raccolta email. Possiamo chiedere al sistema di inviarci giornalmente un messaggio di posta elettronica con il contenuto di tutti i messaggi inviati da chiunque in quel giorno nei forum. Un'altra funzione che è comodo attivare è quella del tracciamento forum. Possiamo chiedere al sistema di tenere traccia dei messaggi che abbiamo letto e dei messaggi che abbiamo non letto. È bene anche attivare le funzioni avanzate del web. E scorrendo nella pagina abbiamo a disposizione anche un campo descrizione dove possiamo presentarci agli altri corsisti. Abbiamo a disposizione anche un campo immagine dove noi possiamo caricare una nostra immagine per rendere meno anonima la nostra partecipazione al corso. Cliccando sul pulsante sfoglia possiamo caricare un'immagine dal nostro computer. E scorrendo ancora, abbiamo a disposizione un campo facoltativo per inserire ulteriori informazioni. E per esempio possiamo aggiungere il nostro contatto Skype. Per salvare le modifiche dobbiamo cliccare sul pulsante alla fine della pagina Aggiornamento profilo. E così apparirà il nostro profilo per effetto delle modifiche che abbiamo appena apportato.